lavoro, lavoro per gli altri e quindi il massimo del rispetto. No, no, non ce la farei. Ammiro molto chi lo fa e chi lo fa come un servizio. Sì, 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 come parecchie ragazzette. Prima, beh, insomma, a 7 anni volevo fare la suora, quindi ho cominciato. Poi, naturalmente, missione, però non ce l'ho fatta, quindi evidentemente non avevo abbastanza coraggio, non ero portata, non avevo le doti per fare questo. Perché è un tempo molto doloroso il nostro, un tempo di grande sciatteria in cui se qualcuno osa parlare di etica, osa parlare di cose che non hanno a che vedere con un bene che si tocca, che si materializza, che si concretizza, sei un cretino. Sì, è sempre meglio parlare. Quello che mi colpisce di più è quello che riguarda l'infanzia, perché è quello che mi offende di più come creatura in mezzo alle creature. Perché in sintesi gli adulti hanno già vissuto quello che su di loro è stato fatto, si hanno dovuto subire. I bambini stanno subendo adesso e se c'è qualcosa che si può fare bisogna prima di tutto farlo per loro. Qui abbiamo l'informazione, la deformazione che viviamo di questi tempi e il privilegio delle immagini che fanno spettacolo, anche per raccontare storie terribili, storie che riguardano tutti, guerre, malattie, deprivazione. Qui abbiamo la realtà che vorrebbe essere raccontata e vorrebbe essere raccontata con le parole giuste, le immagini giuste e la giusta quantità di partecipazione emotiva e intellettuale a quello che deve essere raccontato. Se venite il 18 giugno a Roma al Teatro Globe, noi cercheremo di raccontarvi queste storie nel modo giusto. Ci proveremo. Vi aspettiamo.